Finita l'attesa per il Parco Archeologico di Sibari, riaperto finalmente sabato 11 febbraio. A coordinarlo è Adele Bonofiglio, che ha aperto le porte del museo alla cittadinanza ed alle personalità illustri presenti all'evento, quali il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il sindaco di Cassano allo Ionio Giovanni Papasso, il vescovo della diocesi di Cassano Monsignor Francesco Savino, il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali Dorina Bianchi, il presidente del Parco del Pollino Domenico Pappaterra, il consigliere provinciale Vincenzo Tamburi ed i sindaci delle città limitrofe. Lavori importanti che ci sono stati in due anni, in cui sono stati spesi 18 milioni di euro per un parco che meritava di ritornare alla bellezza originaria. Noi siamo molto soddisfatti di aver fatto dei lavori in maniera veloce ma nello stesso tempo di grande qualità. Siamo convinti che il parco debba diventare un attrattore non soltanto culturale ma soprattutto turistico, che significa anche economia e significa opportunità per i cittadini e i giovani della Calabria, una regione che può proporre un percorso archeologico di grande rilievo. Noi tra l'altro sul percorso archeologico possiamo lavorare anche sull'industria creativa culturale, che sta riscuotendo davvero un enorme interesse anche a livello internazionale. Nello stesso tempo l'industria creativa culturale rappresenta per i nostri giovani un'opportunità unica e su questo dobbiamo puntare.